polemica sulla proposta del governo di fare del porto di Civitavecchia un punto di identificazione per migranti. Non siamo pronti, dice il sindaco 5 Stelle Antonio Cozzolino. Dovremmo affrontare un'emergenza impossibile da gestire, spiega, perché proprio a poche centinaia di metri attraccano le navi da crociera piene di turisti. Per la città, soprattutto d'estate, un'occasione da non perdere. Non dovrebbe essere soltanto un problema degli italiani, ma dovrebbe essere un problema generale, un problema dell'Europa. Poi ci stanno anche dei lavoratori che magari perdono soffrire delle banchine per altri discorsi, e magari ci stanno altre persone che pure stanno a spasso per il lavoro. E la banchina del Molo 28, quella che dovrebbe ospitare gli hotspot d'emergenza. Ma qui tre volte a settimana arrivano i croceristi da Tunisi e quelli diretti in Sardegna. Intanto in Abruzzo l'arrivo di 59 profughi fa salire la tensione. A destare l'allarme la possibilità ventilata dalla prefettura che in questo albergo della zona industriale appena fuori dalla città di San Salvo vicino Chieti possano approdare 59 richiedenti asilo che si aggiungerebbero ai 15 già presenti nel comune di 20.000 anni. San Salvo sta vivendo il clou della stagione turistica e probabilmente questo nuovo arrivo condizionerà in maniera negativa non soltanto il comparto commerciale, perché questa struttura si trova proprio accanto al centro commerciale di San Salvo, ma anche lo stesso afflusso turistico. E anche se per ora di migranti e rifugiati comuni come Castiglione Messer Marino, Casalanguida e Villa Alfonsina non ne accolgono nemmeno uno, la prospettiva non piace ai 7 sindaci di questi piccoli centri del Vastese, che solidali con la sindaca di San Salvo sono arrivati a chiedere l'esonero di tutto l'Abruzzo dalle quote di accoglienza migranti previste per ogni regione. Grave episodio di insofferenza anche a Castellumberto nel Messinese, dove popolazione e sindaco sono in rivolta contro l'arrivo di 30 profughi minori non accompagnati, sistemati dal prefetto in un motel dichiarato non agibile perché senza luce e acqua calda. Gli abitanti del paese hanno impedito con barricate fatte di automobili l'arrivo del gruppo elettrogeno destinato all'hotel.